La proposta è suggestiva e merita attenzione. Passare dal io sono antifascista al io sono non fascista. Libero in 3 minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Sul quotidiano La Stampa di ieri Mattia Feltri ha buttato lì un'idea non male. Invece di menarla con l'antifascismo, programma desueto visto che il fascismo non esiste più da 80 anni, sarebbe sufficiente e più utile impegnarsi tutti a non essere fascisti. Già, perché il fascismo sta dilagando anche al di fuori dei nostalgici del Duce, per esempio, e da fascisti impedire, come è successo nei giorni scorsi, di parlare in una università pubblica a Daniele Capezzone, già segretario del Partito Radicale e protagonista di numerose battaglie liberali e libertarie. Per esempio, è da fascisti sdraiarsi per terra su strade e autostrade, come stanno facendo in questi giorni gruppi di ecologisti, e bloccare il traffico privato e i servizi pubblici. E poi certamente da fascisti dare del fascista al ministro degli interni, il cui compito è proprio impedire il dilagare dell'illegalità, fattispecie in cui rientrano a pieno titolo i reparti non autorizzati. Ma dirò di più, è anche un po' fascistello occupare una scuola e impedire a chi vuole di usufruire del suo sacrosanto diritto allo studio, solo perché non ti piace il governo insediato democraticamente attraverso libere elezioni. Insomma, è fascista impedire e comprimere le libertà e i diritti altrui, anche se questo avviene con la benedizione di Saviano o della Murgia e sventolando pure bandiere rosse, simbolo di un comunismo che peraltro qualche anno fa il Parlamento europeo equiparò, con tanto di voto larghissima maggioranza, al nazismo in quanto a ferocia e negazione dei diritti umani. Cosa diversa, cioè non fascista, è permettere a chiunque di esprimere liberamente pensiero e dissenso. Studenti, ecologisti, attivisti politici e romantici sognatori possono e devono poter godere di tutte le libertà di manifestare le loro idee, così come prevede la Costituzione, la quale Costituzione però non ammette che ciò possa avvenire a danno di qualcun altro. Quindi chi si agita fuori dalla Costituzione è semplicemente un fascista inconsapevole di esserlo, che è poi la categoria più diffusa e pericolosa. Pasolini, a tal proposito, che qualche cosa in più della Murgia e di Saviano aveva capito, scrisse: «Buona parte dell'antifascismo di oggi, o almeno di quello che viene chiamato antifascismo, o è ingenuo e stupido, o è pretestuoso e in malafede, perché dà battaglia o finge di dar battaglia a un fenomeno morto e sepolto, archeologico appunto, che non può far paura più a nessuno. È insomma un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo». Anche per oggi è tutto, appuntamento domani a partire dalle ore 6.